Hai fatto due gol. Allora, ti racconto questo retroscena. Eravamo in telecronaca, l'essenzialità del suo secondo gol, cioè stop, mi giro e tiro e faccio gol. Mi ha detto: scusa, ma ci sono i soprannomi, tutti i sudamericani danno soprannomi ai loro giocatori, diamoglielo pure noi. Quindi sei diventato Nicolò The Killer Rossetti. Ti piace sta cosa? No, bello, carino. No, niente, te lo dicevo prima perché nella partita con la Lazio, dopo la partita in hotel, diciamo, oggi ho rincorso tutti. Non facevo la punta, facevo il difensore, perché inseguire Tavares è un lavoro, veramente, ti devono assumere. E allora con Giovinazzo scherzavamo che ieri ho fatto il difensore, non l'attaccante, e oggi ho fatto due gol. È andata bene, meno male. Ma questo... i gol non contano, l'importante è che stiamo prendendo lo spirito giusto. L'anno scorso eravamo all'esordio, quest'anno stiamo facendo una cosa incredibile. Quest'anno insomma... Io ho spiegato che la vittoria con la Lazio è stata importantissima, ma ancora più importante sarebbe stata questa partita, perché vittorie come quelle ti gonfiano, ti riempiono la pancia e poi dopo rischi di calare. Sì, 5 punti in 2 partite che io mai immaginavo di farli. Sì, sono quelle vittorie che ti danno fiducia, ti danno continuità, un po' come una piccola del calcio, una grande, poi la partita dopo è sempre quella più importante. Noi abbiamo preso questo spirito qua, stiamo andando bene, abbiamo fatto 5 punti. Domani l'Udinese è una grande, quello che viene viene, noi abbiamo già fatto credo 1000 per le potenzialità che abbiamo, perché il nostro è un progetto, noi siamo un gruppo di amici che siamo partiti per dare il bisoccer a Genova che non esisteva prima, ci stiamo riuscendo e va bene così. Va bene, quindi da The Killer, ma naturalmente disarmato, noi vi salutiamo, ciao, salutiamo insieme, ciao.